è iniziata solo come manifestazione religiosa in realtà, poi da una quindicina d'anni delle persone volenterose hanno preso praticamente in mano la gestione della via Milano e quindi diciamo che questa per me è la 14ª edizione. Per 13 anni questa manifestazione è stata organizzata assieme agli Amici di San Michele, che è un gruppo di persone volenterose, è stata organizzata appunto da me come persona singola, Cinzia Sola, assieme a dei commercianti della zona. Gli eventi sono molti durante la manifestazione, che si svolge tra il sabato e la domenica, musica, bancarelle, hobbisti, e cerchiamo sempre di coinvolgere anche altre realtà. Quest'anno per la prima volta, appunto come diceva Andrea, abbiamo inserito ovviamente, visto che esiste questa realtà, l'associazione. Quindi io insieme come presidente, insieme ai miei collaboratori e tutti i nostri soci, abbiamo cercato di ingrandire un po', diciamo, questo evento. Quindi quest'anno la festa di San Michele, assieme agli Amici di San Michele, è stata, contrariamente da quanto è stato pubblicato in altre occasioni, è stata organizzata dalla nuova ACAV. Alle ore 19:30, lungo via Milano, chiusa al traffico per l'occasione, ha avuto inizio da 2 giorni di spettacolo e gastronomia. A fine serata, al rintocco delle campane, il grande spettacolo del volo delle lanterne, che ha illuminato il cielo del paese con i nostri desideri. Domenica, giornata clou. Tutto ha avuto inizio alle ore 9 con il mercatino dell'artigianato e dell'hobbistica, con aziende agricole del territorio. Grande interesse ha suscitato anche la presenza della scuola di intaglio e scultura del legno di Valdingo. Dopo la Santa Messa e il pranzo con i priori, la giornata ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole di danza, Art, che ci ha fatto assistere alla realizzazione di una stupenda Miselen Plus, i vari gruppi che hanno allietato la giornata con la musica, lo spettacolo per i bambini realizzato da Dreams Animazione e tanto altro ancora. Un momento di forte rilievo sia territoriale che imprenditoriale ha visto protagonista Chiara Reda, a cui è stato assegnato il riconoscimento per aver ottenuto, con il suo Caianto 2011, il premio Ottimi d'Oro 2014 per il miglior vino rosso da invecchiamento. Oggi parliamo del Caianto, quindi a te Chiara, 2 parole sul Caianto, perché si chiama Caianto, e quindi con piacere passo il microfono a te, stringendoci la mano a nome di tutti i viglianesi, di quelli che sono qui presenti, anche una parte. Io non parlo bene col microfono, scusate. Beh, sono commossa, devo dire, che questa cosa è quella che mi fa più piacere di tutti. E sono commossa perché i milanesi mi hanno sempre mostrato molto incoraggiamento e molta amicizia in tutti questi anni. I miei ringraziamenti vanno ovviamente a Silvio dello Proloco. Proloco con la faccia di Silvio. E Andrea, senza il quale non credo che avremmo potuto arrivare a questo premio. Ma Caianto, ce l'ho ancora il mio Caianto. Il mio Caianto è il mio cavallo a rotolo di quando ero piccola, che era un orribile cavallo peluscio e paglia. E adesso è solo più paglia che esce dalle orecchie. Comunque io non ero capace di dire Caianto perché non dire cavallo, cioè l'abitudine di dire cavallo, ma ancora non riesco a dire.
E quindi dicevo Caianto, siccome quando è nato il Caianto non era ancora doc, non potevo chiamarlo Montecavallo per questioni burocratiche. E quindi mi è tornato in mente questo nome che faceva parte della mia infanzia. Da ricordare anche un altro momento della giornata, il compleanno di Rita Damiani, titolare della trattoria Jolly 84, che l'amica Cinzia ha voluto festeggiare in piazza con una sorpresa molto particolare. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te.